Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. L'ho detto ora, prima che avvenga, che quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La parola del Vangelo che è stato proclamato per me e per voi che state a casa, che state ascoltando, è una parola meravigliosa. Parte dall'amore immenso che il Padre, che ci ha amati dall'eternità, ci ha concepiti e poi ha dato modo che noi venissimo alla luce, ecco, mostra questo amore immenso all'uomo che si era allontanato da lui col peccato e si è ritrovato senza pace, senza gioia. Si è ritrovato l'uno contro l'altro e noi sappiamo le conseguenze, che subito ascoltiamo nella prima pagina biblica, dopo l'accusa vicendevole, è stato Eva, è stato il serpente, è stato Adamo, subito Caino, il fratello che uccide Abele. Ecco, però il Signore non ha lasciato in balia l'uomo, si è fatto lui uomo, si è fatto piccolo. Ecco, in questo senso Gesù dice nel Vangelo: il Padre è più grande di me. A livello umano sì, perché lui si è fatto uomo, ma è Dio da Dio, luce da luce. Però è venuto a dare la dimostrazione massima dell'amore. Perché Gesù dice: io agisco e compio ciò che mi dice il Padre. Qual è? Fa vedere all'uomo peccatore che io gli voglio bene, che io lo amo, che questo amore è definitivo. E infatti come lo dimostra? Gesù, lasciandosi condannare ingiustamente, mettere in croce e morire. Perché con la croce è venuto a rappacificare il cielo e la terra, a riconciliare l'uomo con Dio. Perché senza questa riconciliazione, questo rapporto, diciamo, primo, c'è nato così l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, gli puoi dare tutto l'oro del mondo, non lo può avere, ne sta in pace. Infatti dice Gesù: vi do la pace, non come la dà il mondo, che è una pace egoistica, che ti vuoi chiudere, che stai lì, che non è mai definitiva. Mai. Invece questa pace che ci dà è bello. Sentiamocelo ripetere. Vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Beati noi. Se in questo momento diamo
accoglienza a questo dono del Padre. Sentiamo un amore, una tenerezza, una gioia. Ti senti realizzato, perché torna alla prima origine, torna alla ricreazione. La creazione era l'uomo che stava in pace con Dio, con la natura, con se stesso. Famoso paradiso terrestre. Tutto era bello. Infatti Dio dice, era cosa molto buona. In Gesù è venuto a fare questo. E ce lo dà, lo dico sempre io, per me, ma pure per voi, gratis. Basta che noi diciamo sì, Signore. Non a caso la Chiesa, che è mamma spirituale, noi siamo membri, la s'allunga, molto lunga, ogni messa, prima dell'agnello di Dio, ci fa ripetere, sacerdote ripete, vi lascio la pace, vi do la mia pace. E che noi invece ne dimentichiamo, pur noi credenti, andiamo a caccia. E pace fasulla, che non dura niente, come quando si fanno, se è stato, non so se può fare le feste, i fuochi pirotecnici. Quanto è bello! Alla fine a dire così già è scomparso. Pur quando non c'è la pace è frutto di guerra, di dominio, di sfruttamento. Quello non è da Dio. Quello viene dal maligno, dal mondo. Ecco, invece il Signore ci dice ve lo do io gratis. Lasciatevi abbracciare, lasciatevi amare. Io ho dato la vita per te. Perché allora lo vogliamo accogliere. Però questa pace non è egoistica. Quella umana, vuoi più possedere, più avere solo per me, esclude l'altro. Invece questo è, lo ricevi gratis e sei portato, più lo dai, più lo ricevi. Non a caso San Francesco, che era un uomo di pace, laudato sì, mi Signore, con tutto. I suoi frati, ancora oggi, ma dovremmo dire ognuno di noi, pace e bene. Pace e bene. Questo è il cristiano. Il cristiano è uno che attinge continuamente dall'amore del Signore che si è manifestato in Gesù, ci poggia su di Lui, lo prende abbondantemente e lo dona. E in questo donare non ti diminuisce, ti senti più ricco, più in pace, ti ritorna la pace, è un circolo bello. E questo è come nel piccolo, e lo ringraziamo, sta facendo la Caritas della parrocchia. Riceve da tante persone, genere alimentare, tante cose, e poi lo dona. Lì sta la gioia. Infatti Gesù dirà, è meglio dare che ricevere. Chi dà, quello è per l'eternità. Perché allora chiediamo tutti quanti in questa Eucaristia, ancora un po' voi a casa e noi qualcuno qua in chiesa che mi aiuta, che sia senza limiti. Poi quando ci troveremo insieme, se Dio vuole, non ancora la messa, ma poi ci scambieremo la pace. Lo vogliamo portare, anche se non fisicamente, scambiarci questa mattina, pace a tutti. A chi ci vuole bene, il cristiano è potente, e anche a chi ci vuole male, perché ci sentiamo in pace. E questo gradisce Dio Padre. E ripeterà, come in qualche, da qualche giorno mi sta a far sentire il Signore, ognuno di noi tu sei la mia gioia, tu sei la gioia mia, io ti voglio bene, perché tu ti lasci amare da me, e questo amore, con la preghiera, col sorriso, con qualche gesto, lo porta agli altri. Che il Signore ci aiuta a vivere una giornata, ma tutti i giorni che Dio ci dona, in questo clima di amore, di pace e di benedizione. Sia lodato Gesù Cristo.